Cavalieri, sacerdotesse, eccoci qui a commentare tutti insieme appassionatamente la serie di Nettuno, in questo caso di Oro Tinta, come potete vedere alle spalle di Scorpione, e salutiamo proprio la nostra Elisa e il nostro Scorpione. Bentornati al Sentry Watch, siamo arrivati all'episodio 104 intitolato appunto Secondo Cavaliere d'Oro, chissà chi sarà. Ma Vai Eli, parlaci un po' di chi sarà. Sarà quello che sta combattendo in questo momento, magari, non lo so, a sboccio. Allora, no, è un episodio che mi piace più del precedente, soprattutto nella prima parte, perché la trovo molto dinamica. Mi è sempre piaciuta molto la cosa della catena che si adatta a diverse forme, a diverse tipologie di attacco per contrastare le bestie. La cosa che mi è sempre piaciuta molto è una cosa che mi rende anche felice perché era dai tempi forse dei Silver, che la catena non serviva davvero qualcosa, perché noi dalle 12 case in poi, da quando vengono creati i Cavalieri d'Oro, il Settimo Senso e queste battaglie più difficili, abbiamo sempre visto la catena inutile in un qualche modo. Gemini. E cosa fa con Sì, la tutte? Ci terza casa, cammina. quando... Ah, ma per difesa più che altro, la usa soprattutto per difesa per non finire nella dimensione oscura qua, però non era risolutiva, sì, ho capito, nel Esatto. tanto, però non era risolutiva come arma. Ah, sì. Ok, come arma. Gemini addirittura ci cammina sopra, bello, bello, bello il Phantom proprio, quindi anche alla dodicesima casa. Serve in un certo punto con la rosa di sublime bellezza, ma poi viene calata la nebulosa proprio come tecnica suprema di Andromeda. Ad Asgard non ne parliamo. Quindi praticamente era da tanto tempo che la catena in effetti non serviva a niente ed era un peccato perché la catena, almeno esteticamente a livello coreografico, è una delle armi dei bronze secondo me più bella. E mi è sempre dispiaciuto che vi. Abbiamo dovuto aspettare quanti episodi? 104 episodi per vedere una catena davvero bella. E quindi mi piace molto questa cosa di questa prima parte, questa catena che si adatta, che diventa una tagliola, che diventa le spire, la rete per l'aquila, tutte queste trovate belle coreografiche per contrastare le bestie. Mi è sempre piaciuto un sacco. Come mi piace un sacco che ogni volta che viene annullata una bestia, una parte della scale di Kira va in frantumi. Mi è sempre piaciuta molto anche tutta questa parte coreografica. In generale penso che lo scontro con Kira sia il mio preferito a livello proprio coreografico tra tutti i sette dei Marine. Quindi c'è tutta questa prima parte bellissima e mi piace molto anche il ragionamento che fa Andromeda quando riesce a sconfiggere Kira, ovvero il non ucciderlo, ma semplicemente la sua capacità di nullificarlo, di annullarlo, di renderlo impotente, quindi decidendo di risparmiandogli la vita, ma impedendogli comunque di agire, che ho sempre trovato fosse una bellissima dimensione, un bellissimo arco formativo per il personaggio di Andromeda in tutta questa prima fase. Questo Andromeda che finalmente accetta di combattere pur non volendo, ma in grado comunque di andare avanti senza prenderle, cioè senza farsi pestare, quindi va avanti così. E quindi fino a quel momento c'è anche una formazione molto bella per il suo personaggio, quindi risparmiare la vita all'avversario senza ucciderlo, che è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Poi c'è tutta la parte di Poseidon, che invece è una parte che mi piace leggermente meno, perché l'ho sempre trovata un pochino affrettata e anche per una questione di proprio del personaggio. C'è questo Julian che si fa carico quindi di essere una divinità, ma mi ha sempre un pochino dato fastidio il fatto che il dio Poseidone non venga davvero fuori fino comunque alla fine della serie, fino quindi all'episodio 113-114. Quindi pur essendo un dio, tu in realtà vedi per tutta la serie in realtà Julian, non vedi quasi mai Poseidon. E questo flashback non ti dice quindi niente in più sul dio, non ti dice niente, vedi solo questo ragazzino che accetta il suo compito, però
come un capriccio, che è con la missione praticamente di soddisfare dei suoi vizi, dei suoi capricci. Quindi c'è tutta questa parte qua che non mi piace tantissimo, perché secondo me non dà risalto al personaggio del dio proprio Nettuno, che bisognerà aspettare gli episodi di Canon e gli ultimi due per riuscire un po' a intravedere il dio, ed è un pochino un peccato. Poi c'è la parte di Shiryu, però anche quella, come nell'episodio precedente, aspettiamo poi la prossima per parlarne meglio, però viene intavolato anche il combattimento con Shiryu, e anche qua mi piace molto la dinamicità, capisci già che anche questo sarà un episodio molto dinamico per via della lancia, appunto. E quindi dai, no, è un episodio che sostanzialmente mi piace, dai, mi piace più di quello precedente. Per ora forse tra quelli di Nettuno è tra i miei preferiti. Allora, per quanto mi riguarda, di quelli di Nettuno ovviamente è il migliore, peccato per tutto quel tempo di Nettuno. Comunque io questo episodio 104 l'ho sottotitolato "Quando la catena non sciopera". Quindi se Kurumada l'episodio precedente si era ricordato effettivamente il fatto che il doppio colpo non funziona, effettivamente col senno di poi diventa una preparazione per quello che sarà invece questo episodio qua, dove non vediamo la catena di difesa come rolling defense, ma che assume comunque vada delle tecniche difensive diverse in base al colpo che viene lanciato. E secondo me questa è un'idea, sì, che doveva essere anche diciamo sviluppata in precedenza, però col senno di poi, diciamo, rende anche più interessante che comunque vada, è un'abilità che magari Andromeda ha acquistato durante durante le battaglie combattute finora. E sicuramente come scontro è tra i migliori, proprio per questo effetto sorpresa, perché ogni volta comunque vada tu sai che ci sarà una tecnica difensiva diversa, ed il fatto che comunque vada è una difesa poi legata all'attacco che viene subito dopo, che va a distruggere la scale. Quindi diciamo va un po' ancora di più a diminuire tutta quell'enfasi che Cavallo del Mare aveva messo sulla solidità delle scale, perché qui effettivamente vengono sbriciolate come se fosse argilla secca al sole. Quindi diciamo quella parte lì, secondo me, poi credo che ci sarà una sorta di retcon o comunque delle spiegazioni dicendo che le armature, i cavalieri non erano al pieno del loro potenziale per il risveglio prematuro di Nettuno, eccetera. Però effettivamente qui l'armatura, diciamo, fa una figura piuttosto pessima. Come dicevo prima, quello che va un pochettino a calare la media di questo voto, altrimenti sarebbe stato un voto anche più alto, è tutta la storia di Nettuno, perché già questa saga è corta e ripetere nuovamente il rifiuto del matrimonio che avevamo già visto, effettivamente sono minutaggi che uno poteva essersi risparmiato. Va bene rivedere Saori, perché a differenza delle altre saghe viste finora, lei viene impossibilitata a combattere, praticamente la si vede soltanto sdraiata o che telepaticamente dice una cosa o due ai cavalieri. In questa puntata qua effettivamente lei continua a dialogare con quello che è il suo carceriere, e come idea anche di poter approfondire Nettuno e approfondire Saori è ottima, diciamo che non è proprio eseguita al meglio. E anche così la backstory di Julian non convince tantissimo, però diciamo premio il fatto che c'è anche una dinamicità per quanto riguarda la narrazione in questo caso, e non dobbiamo attendere le ultime puntate per conoscere meglio Julian / Poseidone. Per quanto riguarda poi lo scontro, sicuramente è lo scontro finora che ha anche i dialoghi migliori, perché viene data anche più profondità a Kira, anche se dovremmo aspettare la puntata precedente successiva, però entrambi comunque esplicitano i propri valori, i propri ideali, perché combattono. E se andiamo a rivedere la storia del manga, quindi togliendo Asgard, dove abbiamo comunque vado una sorta di rewriting di Tishun che non vuole combattere, qui diciamo è più coerente, però è coerente anche quello che lui faceva la dodicesima casa, cioè
uccidere è proprio l'ultima spiaggia, se proprio non è necessario. E in questa saga qui, dove il loro scopo è abbattere la colonna, secondo me è un buon compromesso. Cioè, il mio obiettivo è abbattere la colonna e evitare che io venga pestato, uno, o che comunque vada, non qualcuno si ponga come ostacolo al mio obiettivo. Quindi, secondo me, anche la prigione finale, la morsa finale dell'orso è un ottimo compromesso. Poi, ovviamente, la cosa, diciamo, migliorerà. È bello anche vedere che questo proposito di Shun è mostrato quando passivamente subisce i colpi di Scilla. E lo stesso Scilla rimane sorpreso di vedere perché se ne sbatte di me, quando l'obiettivo non è Scilla, perché ormai nella sua mente era un nemico sconfitto, ma era semplicemente trovare un modo per abbattere quella colonna lì. Che diventa un po' ridondante perché avrebbero dovuto sentire che c'era modo di poterla abbattere, quindi col senno di poi, riguardandolo, dice: ma come? Cioè, se il Pegasus l'ha distrutta, non dovrebbe essere considerato un miracolo distruggere questa, come invece Kira prova a venderla. Però è anche vedere proprio il comportamento di Shun, che mantiene il suo obiettivo, pur comunque risparmiando la vita a Kira, per quanto riguarda adesso. E per la doratura, diciamo, finale, diciamo che era scontata, dopo aver visto Seiya, tu questa cosa qua, poi il titolo dell'episodio già te lo spoilerava. Piccola precisazione che secondo me Eli ha appositamente evitato: sì, è vero che si vede Crisaure e Shiryu, però abbiamo anche un'apparizione fugace di Marin. Ah, sì. No. Che tu pensi, no, anche lei è venuta, quindi ora lei avrà anche un cavaliere sirena con l'armatura blu. Io non so perché mi immaginavo sempre che avremmo visto un altro cavaliere sirena con la stessa armatura di Titis, semplicemente con un'altra colorazione, come i coralli, no? Che sono colorati. E invece no. No. Shiryu. Sì, è un episodio che mi piace abbastanza. È tra i miei episodi preferiti che riguardano Andromeda. Perché vediamo in generale, secondo me, Andromeda è al top nelle serie di Nettuno e vediamo la forza della sua catena in una maniera più originale. Ora, a me la catena era piaciuta già la terza casa con una difesa circolare alle onde del tuono, però mi piace il modo in cui venga sottolineata questa adattabilità dell'arma, perché è una cosa unica della catena di Andromeda. Ed è un modo per differenziare la catena e i poteri di Andromeda rispetto agli altri protagonisti. Quindi Kurumada non si focalizza soltanto sulle onde del tuono, sul solito attacco, ma fa in modo di mostrare come la catena possa adattarsi. E non ho dubbi che se Kira avesse avuto vesti diverse, la catena avrebbe creato forme diverse. Infatti ho sempre trovato un po' errato elencare una per una la gabbia da cacciatore, la rete da cacciatore, la tagliola, eccetera, come tecniche, perché la tecnica è una, la catena difensiva che poi si può adattare in mille modi diversi. Se l'attacco fosse stato, che ne so, la scivolata di Messi, la catena diventava Chiellini, in qualche modo un modo per intervenire o trovarla. Purtroppo l'episodio risente un pochettino di una regia a sempre ad elenco. Nella scorsa puntata avevamo avuto tutte le bestie elencate una per una, adesso abbiamo tutte le forme della catena elencate una per una. E questo un pochettino toglie pathos, perché già sai a un certo punto che quando Kira lancerà la bestia, la catena in qualche modo la distruggerà. Persino Andromeda, un momento in cui ti dice lanciane ancora un'altra per vedere che succede, o prende un po' per i fondelli. Sarebbe stato carino un'aggiunta di un maggior pathos, perché rimane la curiosità di vedere la catena che forma prenda, però non sei mai lì a dubitare che succeda. Apprezzo però poi il fatto che se con Cavallo del Mare la doratura aveva praticamente messo fine al combattimento, con Kira invece c'è qualcosa in più. Kira inizia questo trend di generali per i quali la doratura non basta più. Nel caso di Kira diciamo che ancora basticchia,
Poi vedremo con Crisaure più avanti che invece non basta totalmente più. E questo lo apprezzo perché sarebbe stato abbastanza noioso se ogni singolo generale fosse stato sconfitto non appena il protagonista indorava. È bello il discorso di, bello il comportamento di Andromeda di bloccare, di imprigionare Kira, cosa che poi, come detto, andrà a conclusione nel prossimo episodio. Un po' più seccante la parte dedicata a Julian, perché adesso in ogni episodio di Nettuno finora abbiamo avuto delle scene dedicate a Julian e Elizabeth, che da una parte un poco costruiscono la storia di Julian e questo suo rapporto con Isabel, dall'altra però sembrano un riempitivo, sembrano dei minuti filler, anzi lo sono, dei minuti filler che è un pochettino per perdere tempo, per far succedere qualcosa, far andare avanti l'episodio. È un po' di scoccia perché sì, per carità, è carino vedere come Julian sia diventato Nettuno, però non in questo momento qui. Sarebbe stato meglio metterlo più avanti durante gli episodi di Nettuno o prima dell'inizio dei combattimenti. Qui nel mezzo della battaglia vuoi vedere Andromeda e Kira, non te ne frega niente di Nettuno, di Titis, del tuffo e così qua. Però diciamo che capisco la necessità di, appunto, di far accadere più cose possibili per completare i 20 minuti, perché altrimenti l'episodio sarebbe finito anche prima. Stesso discorso per l'arrivo di Sirio alla colonna dell'Indiano, è un'introduzione come era stata quello di Andromeda al Pacifico del Sud, che da fan di Sirio ricordo che mi piacque, sia che bello adesso il prossimo è Sirio, non succede granché in questo episodio, è giusto un antipasto. Però nel complesso è un episodio che mi piace, che apprezzo, gli do volentieri un 7,5, dai. Io un peletto di più con 8. Wow, 7. Perfetto. Fateci sapere voi cosa pensate dell'episodio 104. Noi vi ringraziamo come al solito per seguirci. Mettete un bel mi piace, condividete il video, commentate e noi vi rimandiamo al prossimo video del canale. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.